È la vigilia di Natale, avete 5 anni e il vostro albero di Natale è pieno di regali. È così che mi sento io oggi. Benvenuti a Europa Park, benvenuti alla prima di Voltron. E questa è la fila per l'inaugurazione di Voltron. Una fila immensa. Si parte tutti a provare Voltron. E vediamo per la prima volta l'area croata. Eccolo. Che spettacolo. Wow. Questa è la fila. Cioè, voi non avete idea della fila che c'è qua su Voltron. Hanno dovuto aprire una parte speciale per far contenere tutte le persone, perché è troppa. Quello è il lancio verticale di Voltron. Deve essere spettacolare. Comunque corre molto. Guardate i dettagli dell'area con le lampade tematizzate. Siamo quasi arrivati all'ingresso. C'è anche la TV che fa le interviste. Ci sono gli effetti fumo in fila anche. Spettacolo. Questo è il sedile. Qua ci stanno delle turbine. È pieno di effetti anche audio in fila. Dopo 3 ore di attesa stiamo entrando nella parte al chiuso. Qui tutte le formule matematiche, sempre la cura nei dettagli. Per esempio c'è una formula E-Park. Wow! Questa è spettacolare! Questa è la stazione di imbarco? Wow! Guarda qua l'effetto! Incredibile! Super interattiva la fila! Piena di dettagli, spettacolare! Ragazzi, spettacolare! Guardate qua la corrente! C'è Nikola Tesla, animatronic. Hanno fatto un lavoro incredibile. Che spettacolo! Una delle file d'attesa più belle di sempre. Stazione di carico incredibile, cioè a ciclo continuo, questo non me l'aspettavo. Guardate in quanti lavorano. Una portata oraria pazzesca, non si ferma mai il treno. Guardate qua che veloci. Imbarcano un treno uno dietro l'altro.
Ragazzi, appena sceso da Voltron, abbandonate tutto quello che state facendo in questo momento e venite qui a Europa Park a provarlo. Un coaster impressionante, davvero bello. Uno dei miei preferiti mai provati, sicuramente. Tanti momenti di airtime, soprattutto di hang time, perché si resta appesi a testa in giù per tantissimo tempo, è qualcosa di spettacolare. Il lancio verticale è davvero surreale e a tanti punti è bello dall'inizio alla fine, non c'è un punto morto, anche il lancio all'indietro. Quello che avete appena visto era il 26 aprile, il giorno dell'inaugurazione di Voltron. Ve l'ho fatto vivere così rapidamente come l'ho vissuto io, con tutte le emozioni del momento. Adesso invece lo andiamo ad analizzare in maniera un po' più tecnica. Starò 3 giorni qui a Europa Park, quindi usciranno tanti video sul parco, uno su Voltron, lo state vedendo adesso, uno dedicato all'area austriaca, che in questo momento è in soft opening, uno generale sul parco e un video anche di Rulantica. Ovviamente i pezzi che vedete non sono in ordine cronologico, ma sono degli spezzettoni presi qua e là durante i 3 giorni di visita. Deve essere soltanto funzionale al racconto. Ma torniamo a Voltron, mentre chiacchiero esploriamo la nuovissima area croata, che non è secondo me ancora completa al 100%, anche perché stanno ancora lavorando su diverse strutture. Comunque hanno fatto un bel lavoro, come il parco ci ha sempre abituati in questi anni. Qui oltre a Voltron trovate uno shop, un punto ristoro e un punto panoramico, una torre, da dove scattare foto e fare video. Allora, andiamo ad analizzare Voltron. Per fare ciò faccio un salto temporale nel camper. Per chi non lo sapesse, sto alloggiando nel camper resort di Europa Park e a questo punto ho avuto già modo di provare Voltron ben 4 volte, di cui 2 in prima fila e 2 in ultima fila, quindi ho avuto tempo per capirlo al meglio. E iniziamo subito dalle sedute, perché è un coaster comodissimo, sembra di stare in poltrona, si sta molto comodi con la testa, con la schiena, è molto alto il poggiatesta, quindi non rischiate di sbattere mai la testa e di affaticare anche il collo durante le inversioni, durante le curve, quindi da questo punto di vista davvero scelta top del parco. E poi il treno è molto semplice, è privo di elementi scenografici, non è pesante, è molto leggero. Probabilmente è funzionale la cosa perché è un coaster molto complicato. Sia all'inizio, purtroppo devo farvi uno spoiler, cioè lo vedrete qui dal video perché il binario fa cose, e sia durante il percorso perché comunque deve affrontare ben 4 lanci e pensate con 7 treni che funzionano allo stesso tempo. Deve essere uno sforzo incredibile per il coaster. Ok, siamo appena partiti. C'è questa piccola parte dark ride, vedete, con degli effetti esce il fumo. Questa parte è wow, quando siete lì già siete gasati perché state per salire sul coaster. Poi ci sono tutti questi effetti, la musica è davvero incredibile. Da questa parte c'è la fila d'attesa, infatti da fuori vedete qualcosa. Qui il binario inizia a fare cose e si parte. Allora, il lancio non è così forte. Nel parco c'è un altro coaster a lancio magnetico che è Blue Fire, che secondo me ha un lancio molto più potente di questo. Comunque in giro ci sono dei coaster a lancio sia magnetico che idraulico molto più forti, ma la particolarità è che il lancio è verticale, quindi è una sensazione strana, surreale, essere lanciati a questa velocità verso il cielo. E poi si resta appesi, eccolo qui, si vede, perché si affronta l'inversione molto lentamente e quindi a questo punto, anche grazie alle lap bar, siete molto liberi. A questo punto restate appesi a testa in giù e a questo punto si riparte verso l'inversione che viene presa molto velocemente. Qui c'è un'altra inversione, anche questa molto bella, perché anche qui si resta un pochettino appesi, anche se non troppo, ma il giusto. E poi si va verso una sezione stupenda. Allora, qui c'è di nuovo il lancio. Questa è la mia parte preferita, perché affrontate questa inversione, guardate per quanto tempo restate appesi. Almeno 2 secondi restate appesi, completamente attaccati alla protezione. Questo è un punto di ejector. Qua venite proprio lanciati in aria. E qui un'altra inversione per arrivare
alla pedana rotante. Qui entra nella piattaforma rotante, c'è un piccolo stacco, secondo me faranno qualcosa in futuro per rendere più interessante questa parte, quindi tematizzarlo. Vedete, qua si vede il fuori del parco, ci sono le macchine, la strada, probabilmente, io spero che qualcosa faranno in futuro. E si va con il lancio backward. Allora, anche questo sembra piccolo, ma in realtà è molto forte, perché questo punto qui, siamo andati troppo avanti, questo punto qui, eccolo, ecco, in questo punto qui si sente airtime. Adesso ritorni giù, vieni sparato nuovamente, qua ti stacchi completamente dal sedile. Anche qui ejector folle, questo è davvero folle questo punto. E poi c'è questa curva dove si resta praticamente di traverso. Anche questo fantastico. E qui parte la... ci si avvia verso la fine del coaster, quindi con due avvitamenti. È molto forte a livello di forze G laterali questa parte. E poi si arriva. Allora, io vi assicuro che sono stato qui in fila per 3 ore. Ogni volta che il treno arrivava qui, a questo punto di stazione, tutti quanti applaudivano. Allora, verdetto finale. Oggi sono stato in 38 parchi e ho provato ben 123 coaster. Questo qui è il migliore. Non ho mai provato nulla di simile. Non è il più veloce, non è il più alto, non è il più lungo, non è quello con più inversioni. Non ha nessun record mondiale, se non il lancio a 105 gradi, quindi verticale. Ma è tutto il pacchetto. Come ho avuto anche modo di confrontarmi con altri youtuber che erano lì all'apertura, anche loro hanno detto la stessa cosa. È tutto il pacchetto, il coaster in sé che nasce, cioè è studiato per divertirti dall'inizio alla fine. Non è mai noioso e ha tantissime figure, una dietro l'altra. È come se avessero preso Velocicoaster, Tutatis, Gotham City Escape, tutti i migliori coaster del mondo, e li avessero piazzati qui in un solo prodotto. È un mix di tutti questi coaster. Cioè, ci sono tutte le migliori figure che esistono al mondo, che potete trovare in un coaster, tutte quante in questo prodotto. E è uscito fuori un capolavoro. Io non ho mai provato nulla di simile. Quindi, sì, Voltron promosso. Al momento è il miglior coaster che ho mai fatto in vita mia. Io vi ringrazio per avermi seguito, se vi va lasciate un like e iscrivetevi al canale e vi do appuntamento al prossimo episodio.